La fatidica data da segnare sui calendari è quella del 29 aprile 2020, ovvero il giorno in cui inizierà ufficialmente la fase 4 del Marvel Cinematic Universe. E sarà tutto merito dell'uscita di Black Widow, il lungometraggio dedicato alle gesta in solitaria di Natasha Romanoff, un film che si annuncia ricco di azione ed intrighi, come si può notare dal primo trailer ufficiale che adesso andremo ad analizzare insieme. Come tutti sappiamo, Natasha è morta in Avengers Endgame, sacrificandosi proprio per salvare il caro amico Clint. Natasha dunque è morta nel presente e il film racconta ciò che è accaduto prima, ma allude anche alla prima volta che lei perse la sua vera famiglia, ovvero gli Avengers, al termine di Captain America Civil War. È proprio questo il punto di partenza per il nuovo lungometraggio, che ci mostrerà quello che ha fatto l'ex spia russa dopo l'arresto di Zemo, ma prima di unirsi al team ribelle di Steve Rogers. Da qui si passa al consueto logo Marvel Studios per l'occasione. Rimaneggiato per includere rimandi iconografici al look di Natasha. Ho vissuto molte vite, ma ho smesso di fuggire dal mio passato, dice Natasha, facendoci capire che gli esperimenti che la resero una killer al soldo dei russi saranno parte integrante della trama. Da come è montato il trailer sembra una conversazione tra lei e Ross, che ha ancora una volta le fattezze di William Hart. Lo vediamo però in un'immagine che suggerisce un'ambientazione anteriore agli altri film del Marvel Cinematic Universe, dato che sembra più giovane di quando apparve per la prima volta sullo schermo nell'incredibile Hulk. E allora forse vedremo dei flashback di quando Natasha era sulla lista dei nemici dello Shield. In tal caso, non è da escludere che facciano capolino anche Nick Fury e Barton. Nel trailer vediamo per la prima volta anche Yelena Belova, un'altra donna che ha fatto parte del programma delle Vedove Nere. Nei fumetti lei ha occasionalmente sostituito Natasha, ed è quindi molto significativo introdurla in un Marvel Cinematic Universe ormai orfano della vedova originale. Le due si scontrano, per poi chiarire il motivo per cui sono di nuovo sotto lo stesso tetto. Qui vediamo la parte veramente action del trailer, con un nuovo costume per la protagonista e un primo sguardo fugace al cattivo Taskmaster, antagonista di non poco conto se la controparte cinematografica mantiene le caratteristiche fondamentali del personaggio cartaceo, ovvero i suoi riflessi fotografici che gli consentono di memorizzare e replicare istantaneamente le tecniche di combattimento dei suoi avversari. Una cosa è certa, sarà una rimpatriata col botto. Così dice Natasha mentre facciamo la conoscenza degli altri due membri della sua famiglia, ovvero Melina Vostokov, un'altra vedova, e il possente, o forse dovremmo dire panciuto, Red Guardian, la versione sovietica di Capitan America. Quest'ultimo è protagonista di una gag in stile Gli Incredibili, con frecciatine sul suo peso attuale e di quanto gli stia bene il costume. Nei fumetti lui è stato il marito di Natasha, e con l'uscita del trailer sta già circolando la teoria che il film introdurrà un retcon finora ignorato sullo schermo. Le vedove sono tutte più vecchie di quello che sembrano, grazie a una formula simile al siero del supersoldato, e tale elemento, se integrato nel Marvel Cinematic Universe, potrebbe approfondire ulteriormente certi segmenti del passato e riesumare l'origine sovietica di Natasha. Sarà veramente così? Le risposte le avremo il 29 aprile, e intanto vi chiediamo quali sono le vostre aspettative per il primo film della fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Fatecelo sapere nei commenti.